ascoltati al Tribunale di Napoli Nord Davide Casaleggio, il figlio di Gianroberto, e l'onorevole del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. A chiamarli a deporre è stato l'avvocato Marco De Sciscio, che difende Angelo Ferrillo, blogger della Terra dei Fuochi e ex attivista del Movimento 5 Stelle, dall'accusa di diffamazione nei confronti di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati SRL. I fatti risalgono all'ottobre del 2014, quando Ferrillo espresse un commento in un post su Facebook ritenuto diffamatorio dal defunto Gianroberto, che a gennaio 2015 decise di querelarlo. Oggi in aula il figlio Davide, attualmente legale rappresentante della Casaleggio Associati, rispondendo alle domande dell'avvocato, ha precisato di non aver mai conosciuto il blogger, ma ha affermato di aver letto gli insulti rivolti al padre e di ritenerli abbastanza circostanziati. L'azienda, di cui oggi è il rappresentante legale, all'epoca dei fatti aveva una partnership con Beppe Grillo, di cui amministrava tecnicamente il blog. La deposizione è proseguita con una serie di domande tese a chiarire i meccanismi con cui veniva decisa la candidabilità di un cittadino nel movimento. Questo perché Ferrillo ritiene di essere stato espulso dal movimento perché non gradito, solo dopo la formalizzazione della sua candidabilità nelle liste del movimento. Sul punto è stato più chiaro l'onorevole Di Battista, che ha messo in evidenza la netta differenza tra l'aspetto tecnico gestito dalla Casaleggio Associati e la linea politica che veniva decisa sulla base del programma presentato. Lo scontro in aula riprenderà a marzo, quando dovrebbero essere ascoltati Di Maio e Grillo, oggi assente per impedimenti. Ma sentiamo dalla voce di Ferrillo le sue valutazioni in merito a quest'ultima udienza. Per chi ha visto la scena dell'uscita di Davide Casaleggio dal tribunale, è diciamo, l'emblema della situazione. Oggi al processo non si ricordava la data di costituzione del direttorio, ma stiamo scherzando. Un deputato, un membro del direttorio, non ricorda la data di costituzione del direttorio. E poi, diciamo, vicenda emblematica, Davide Casaleggio ammette davanti al giudice sotto giuramento che la Casaleggio Associati, questa SRL, svolge tutte le attività e ha avuto mandato dal Movimento 5 Stelle pro bono, gratis et amore Dei. A questo punto però non hanno risposto alla domanda che io ora faccio a voi, promessi da girare a loro, ma questo mandato da chi lo hanno avuto? Dai parlamentari, hanno fatto delle assemblee parlamentari per gestire il Movimento 5 Stelle e affidarlo la comunicazione alla Casaleggio SRL. I parlamentari si sono riuniti tra di loro, hanno fatto delle assemblee, hanno conferito mandato dopo votazione alla Casaleggio Associata, oppure c'è stata una votazione online sul portale della base degli attivisti e degli iscritti al Movimento 5 Stelle. Allora, come vedete, è tutta una farsa e questo processo a mio carico contro di me è un processo pretestuoso, ovvero arriva all'orologeria nel giorno in cui io ho vinto le primarie per le regionali in Campania. E il dato politico qual è? Che se non mi avessero espulso con questo pretesto, probabilmente avrei insediato la candidata di Di Maio, oggi candidato premier del 5 Stelle, per cui politicamente gli avversari avrebbero potuto fargli questa obiezione: come fa Di Maio a fare il candidato premier se non riesce a porre neanche il suo candidato alle regionali in Campania? Ecco perché, dopo aver manifestato la mia intenzione di porre al secondo turno delle primarie, quindi come candidato portavoce, mi arriva contestualmente l'espulsione e la querela. Difatti rimango prima. Quindi, sebbene era nei termini, diciamo, la presentazione di questa querela, è arrivata solo dopo la mia vittoria delle primarie.